detto, Venditalia 2015 Special Edition è la fiera delle novità. Non è vero che negli anni dispari ci sono poche novità, meglio aspettare quella del 2016. E quella di Faber ne è la prova certa. Siamo allo stand della Faber Italia SRL, il produttore di macchine a cialde e capsule che ormai in modo sempre più consolidato sta aggredendo il mercato, che quest'anno presenta una strepitosa novità. Ne presenta più di una, ma questa che si trova alle mie spalle è davvero eccezionale. È la macchina Special Edition, esattamente come questa fiera, di Diabolik, con la raffigurazione di Diabolik, Eva Kent, in più espressioni. E accanto a me questo omone che vedete, che è un signore simpaticissimo, si chiama Mario Gomboli, è il direttore generale della Astorina, l'azienda che ha inventato e gestisce già dal 1962 con le sorelle Giussani Diabolik. Un marchio che ormai è talmente consolidato e radicato nella cultura italiana da farlo diventare un vero e proprio mito. Mario, benvenuto ai microfoni di VenninTV.it. Grazie, grazie. Sono contento di parlare di Diabolik in un contesto diverso dai soliti fumetti che mi chiedono se nasco prima il disegno, le sceneggiature o cose simili. Parlare di caffè e caffè nero con Diabolik mi sembra impeccabile. Io sono, come tanti direi, un appassionato di Diabolik, di Eva Kent, di Ginko e di tutti quelli che sono poi i personaggi nati anche attraverso la tua mente, perché tu sei direttore generale da 15 anni, ma tu ci sei cresciuto con Diabolik. Ah sì, sono cominciato a collaborare con le sorelle Giussani che facevo il liceo. Grazie a Diabolik mi sono laureato in architettura, ho comprato la prima macchina. Mi ricordo quando dovevamo andare in vacanza, allora si andava in vacanza in campeggio in Grecia, prima delle vacanze arrivavo dalle Giussani con un soggetto, così con le 100.000 lire che si prendevano allora, mi facevo un mese di vacanza in campeggio in Grecia. E il personaggio mi ha accompagnato per tutta la vita, ho fatto tanti lavori diversi, però sono sempre rimasto in contatto con le sorelle e poi con Luciana, sopravvissuta Angela, fino al 2001 quando ci ha lasciato anche lei, e appunto lei ha ritenuto che questa vecchia amicizia e conoscenza del personaggio mi rendesse adatto a portare avanti quella che le chiamava la mia avventura. Com'è nata questa collaborazione con la Faber Italia? Ma Diabolik è un brand che giustamente, come dicevi prima, e quindi si adatta alle più diverse applicazioni, dalle magliette ai portachiavi o le statue stesse. Le macchine del caffè non ci avrei mai pensato, se non fossero venuti a dirmi: ma ti piacerebbe decorare una macchina di tupper caffè con le immagini di Diabolik? Mi ha preso un po' alla sprovvista. Poi ho visto la quantità di idee geniali che stanno dietro i decori di queste macchine, non entro nel merito della meccanica perché non ne capisco nulla, e quindi l'idea mi è piaciuta. È stato molto semplice trovare il punto d'accordo, anche trovare il modo di decorarla coerentemente all'oggetto e alla sua forma un po' strana. Cioè, una cosa è trovare un'immagine per una maglietta e una cosa riempire un oggetto a tre dimensioni, che è un oggetto in questo caso di design, perché molto spesso o negli uffici o in cucina viene sempre più o meno nascosta. Renderla accattivante e, diciamolo, bella attraverso una decorazione come quella del primo piano disegnato di Eva Kent e o di Diabolik, che è il mito di tanti italiani, la rende appetibile. Certo, ma Diabolik è noto a tutti gli italiani, anche a quelli che non hanno mai letto un fumetto. Se lei chiede Diabolik, se tu chiedi chi è Diabolik, sanno dire che è un ladro che si veste di nero, che è una donna bionda con lo chignon, che guida, chi dice la Jaguar E-Type azzeccandoci, chi pensa che sia una Porsche, ma pazienza, comunque è una macchina nera molto bella e molto ricca. E è bello sapere che è entrato in quello che dicono l'immaginario collettivo, no, degli italiani, quindi al di fuori della carta stampata. Ma sì, dagli inizi è stato così, e basti pensare che Diabolik ha avuto un film a lui dedicato nel lontano 66. Ce l'ho! Forse il primo... Quello di Mario Bava! Sì, quello di Mario Bava, con John Philip Lowe che faceva Diabolik. L'ho anche incontrato in occasione del quarantennale di Diabolik, venne da Los Angeles per festeggiare con noi. Era un omone, alto un po', 4 dita più di me, e gli ho chiesto come facesse a entrare nella Jaguar, perché io ci picchio il tetto nella mia Jaguar E-Type.
gli avevano tolto il seggiolino. Nel film lui sotto il sedere c'ha solo un cuscino e lo schienale, perché se no non ci sarebbe mai entrata. Ebbene Mario, parlando di Diabolik, di quello che è stato il percorso di questo notissimo personaggio, oggi entrate prepotentemente e involontariamente, diciamo, nel mondo della distribuzione automatica con delle macchine dedicate. Immagino, ma ancora non ne parliamo, che possa esserci anche un seguito con altri prodotti magari di consumo per tutto questo, e questo naturalmente andrà a favore dei collezionisti, degli appassionati, di tutti quelli che in qualche modo si sentono un po' Diabolik da una parte ed Eva Kent dall'altra. Ma tu che rapporto hai con le macchine da caffè? Ma io le ho, ma io bevo caffè non in quantità industriale, ma ci manca poco, non fosse altro perché inventare tutti i mesi una storia nuova, giuro che dopo 850 episodi è l'impresa più faticosa. Perché questo signore, diciamolo, è l'inventore, è il soggettista di tutte le storie che trovate mese dopo mese in edicola. Sì, se non di tutte, passano tutte, sì, ma poi passano tutte sotto le mie furche caudine, perché noi lavoriamo con più di un anno d'anticipo sulla pubblicazione e quindi sono l'unico a sapere cosa uscirà l'anno prossimo e evitare di ripeterci, perché è quello il problema, che Diabolik deve essere sempre originale. Ma un furto, come dire, di quelli proprio tremendi a Expo, l'avete previsto per Diabolik? Ma più che altro io stavo guardando la macchina del caffè tutta d'oro che c'è alle mie spalle. Esatto, quella che state guardando proprio in questo momento. Potrebbe essere interessante portarcela via. Ecco, della serie parliamone. Ora ne disegneranno una che si svolge proprio qui a Venditalia 2015, dove le guardie giurate circondano naturalmente lo stand giorno, notte, senza alcuna pausa, e nel frattempo lui riesce attraverso i malefici trucchi a buggerare le guardie giurate e nel frattempo riuscire nel suo intento, o mi sbaglio? No, è giusto, perché Diabolik in effetti ama la sfida. Cioè, come dico sempre, se uno lasciasse i diamanti sul tavolo della cucina con la finestra aperta, Diabolik non glieli ruba, magari qualcun altro sì. E non c'è gusto. Non c'è gusto, no? Quindi non è tanto il valore venale delle cose, è che le cose preziose sono evidentemente più protette di quelle di scarso valore. Io penso che, ribadisco, quella macchinetta del caffè tutta d'oro, beh, se gli mettono intorno un po' di guardie, allora Diabolik ci fa un pensierino davvero. Bene Mario, io ti ringrazio, sei stato cortesissimo, vorrei ampliare questa conversazione parlando dei rifugi di Diabolik, di tutto quello che abbandona ogni volta che lascia qualche rifugio perché deve fuggir via, è stato scoperto e così via, di tutti i trucchi del Pentotal e di tante altre cose che ormai fanno parte degli usi dell'italiano medio. E dei modi di dire, volendo. E anche dei modi di dire, naturalmente, perché quando si parla di rifugio si intende proprio quello di Diabolik. Comunque quando vuoi riprendiamo il discorso, sono sempre disponibile. Molto, molto, molto volentieri e con grande piacere, avremo modo naturalmente di poterlo fare poi prossimamente. Io nel frattempo corro via perché ci sono tantissime altre novità da andare a documentare attraverso la nostra telecamera, il nostro microfono e il cameraman che ci segue molto, molto pazientemente, devo dire. Mario, grazie, saluta pure gli amici di venintv.it. Grazie, un saluto a tutti, alla prossima. E io continuo, non andate via.